Questo video è il primo di tanti video in cui parleremo della terminologia musicale. Faremo insieme un essenziale glossario dei termini principali utilizzati nel linguaggio musicale. Oggi partiamo dall'abbellimento. Sicuramente è un termine che già avrete sentito in qualche occasione e viene utilizzato in varie tipologie di musica e in generi musicali diversi. Semplicemente l'abbellimento consiste in una serie di note, in un piccolo gruppo di note conseguenti l'una all'altra che vengono aggiunti come variazione di una melodia principale o semplicemente come un'aggiunta espressiva, estetica alla melodia principale, quindi alle note che definiscono la struttura della linea melodica che noi seguiamo ascoltando. Queste note non hanno quindi valore strutturale, ma sono delle note, delle piccole note che vengono aggiunte alla linea melodica principale. Quindi questa melodia non viene alterata in nessun modo, cioè il senso melodico che noi seguiamo ascoltando non viene alterato, ma semplicemente queste note, questi abbellimenti, ornamenti o fioriture sono delle aggiunte che servono per appunto dare più varietà, per alterare leggermente il senso espressivo della melodia stessa. Quindi sono delle piccole aggiunte che hanno principalmente un valore, direi, molto molto minore rispetto alla melodia strutturale principale che noi seguiamo. L'abbellimento non sappiamo bene quando nasce il concetto di abbellimento, ma sicuramente è molto antico. Vediamo già, per esempio, nel Medioevo, quando comincia a diffondersi la pratica di eseguire i canti gregoriani e specialmente anche quando comincia a nascere la polifonia nel basso Medioevo, l'abbellimento diventa una prassi fondante dell'eseguire musica, come potete immaginarvi, ovviamente vocale. E specialmente l'abbellimento veniva utilizzato non scritto, come penso sappiate già la musica, poi ne parleremo più approfonditamente in altri video, ma la musica non nasce scritta, ma nasce oralmente, quindi nasce, è una cultura che comunque si trasmetteva in maniera orale, quindi anche questi abbellimenti non erano scritti, ma semplicemente l'esecutore, per prassi esecutiva, li aggiungeva a discrezione propria, a discrezione dello stile di cosa stava cantando in quel momento, quindi possiamo parlare tranquillamente di improvvisazione estemporanea. Questi abbellimenti, chiamiamoli così, prima erano venivano definiti melismi, addirittura nel Medioevo c'era un termine che indicava dei melismi precisi, che è neumi liquescenti, cioè che sono una particolare notazione che veniva utilizzata nel Medioevo, insieme a tante altre tipologie, che consisteva in un piccolo segno, molto più piccolo degli altri segni, che stavano a indicare dove più o meno la linea melodica doveva dirigersi, che appunto stava ad indicare una nota di minore importanza che doveva muoversi più o meno liberamente intorno al punto in cui era segnata. L'abbellimento successivamente diventa veramente una colonna portante del far musica, specialmente nel 1600-1700, quando l'abbellimento, sia strumentale che vocale, diventa una prassi esecutiva molto molto usata e importante, perché i musicisti dell'epoca erano addirittura degli improvvisatori eccezionali, per cui si basavano su una partitura talvolta più o meno dettagliata e a seconda del pezzo, del genere e quant'altro, ci aggiungevano una propria interpretazione, appunto anche aggiungendo questi benedetti abbellimenti, fioriture, ornamenti e quant'altro.
Nell'Ottocento si perde un po' questa prassi esecutiva e quindi tutto veniva assolutamente scritto e quindi vediamo già anche nel Settecento, nel Seicento, sulla scia un po', abbiamo detto, dei neumi liquescenti, venivano scritti degli abbellimenti però con dei simboli come il tremolo, il trillo, l'acciaccatura e quant'altro, che sono sempre piccole note che si muovono intorno alla melodia principale, però con, possiamo dire, delle regole determinate da seguire, chiaramente sempre un po' più liberamente di quanto pensiamo, però comunque c'erano delle regole da seguire, tutt'oggi ci sono. Nell'Ottocento era proibito, in qualche modo, improvvisare, anche se non è vero, perché c'erano dei momenti in cui si improvvisava, ma possiamo dire si improvvisava più radicalmente nelle cosiddette cadenze o in altri momenti specifici. Invece i brani scritti, appunto, era tutto scritto nella maggior parte dei brani. Nel Novecento questa prassi improvvisativa muore del tutto e nascono altri filoni che si muovono su questi aspetti, ma comunque l'abbellimento, possiamo dire, dal Settecento in poi diventa una prassi scritta con dei simboli definiti e delle regole da seguire. Ascoltiamo adesso le prime battute di un brano di Bach, Aria con da capo, il primo brano delle Variazioni Goldberg, che è una raccolta di pezzi per clavicembalo. In questo brano, come in tanti altri, vediamo quindi delle fioriture che vengono segnate con dei simboli sopra le note che contraddistinguono la melodia principale strutturale che noi seguiamo. Se noi levassimo questi abbellimenti, queste fioriture non varierebbe in maniera così importante il significato e l'andamento della melodia principale, ma semplicemente forse la renderebbe meno piacevole, meno bella, meno varia, ma sicuramente non cambierebbe il senso della melodia. Vediamo nello spartito di destra lo stesso brano, soltanto con la risoluzione dei simboli che stanno a indicare gli abbellimenti. Questo spartito è uno spartito didattico, quindi non si trova quasi mai in partiture professionali, diciamo così. E perché appunto l'esecutore sa già cosa deve fare, ma questo per farvi capire cosa viene fuori da l'interpretazione di questi simboli. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Per oggi direi basta. Ci vediamo a un prossimo video.